Oggi cominciamo un nuovo argomento come teoria, parliamo delle curve e integrali curvilinee, o almeno quelli che poi in fisica chiamate integrali curvilinee di prima specie. E poi più tardi faremo anche esercizi sia sulle curve ma anche sugli argomenti precedenti. Comunque, che cos'è una curva? Una curva è un'applicazione phi da un intervallo a b a valori neri. Quindi è un'applicazione da un intervallo della retta reale. Prova a chiudere un po'. Adesso. Vedi un po' che stanno a fa? Vabbè, si spera che finisca, ma mo riparto. Tanto poi ce lo dica Jacovino. Ok, allora dicevo, oggi iniziamo un nuovo argomento, curve. Che cos'è una curva? Una curva è un'applicazione phi da un intervallo appunto a b della retta reale a valori n. Quindi in questo caso abbiamo un'unica variabile, però il codominio ha n variabili. Quindi phi di t è un vettore f con 1 di t con n. Ok? Che appunto appartiene a R. La variabile in genere si indica con T per ricordare, diciamo, la legge oraria. In fisica una curva a valori in R3 spesso, nello spazio ordinario, T è il tempo. E Φ di T o X di T in quel caso è la posizione occupata al tempo T. Cosa pretendiamo da una curva come regolarità? La regolarità minima è che sia continua. Più spesso noi vorremmo che sia di classe C. Questo dipenderà dalle situazioni. Questo in genere lo pretendiamo perché diciamo, se quella indica una posizione occupata al tempo t, noi non possiamo pensare di un teletrasporto o di salti temporali, per cui diciamo il movimento deve essere continuo, e quindi questo ci semplifica molte cose. Più ancora noi pretenderemo che le curve siano almeno di classe C1, almeno per fare tutta una serie di teoremi. Dopodiché, se la curva è di classe C1, chi è lo jacobiano dell'applicazione? Lo jacobiano dell'applicazione in questo caso è semplicemente quello che si chiama il vettore tangente che non è normalizzato. Quando sarà diviso per la sua norma diventerà il versore tangente all'istante t. Chi è? Semplicemente dt1 di t in dt e Φn di t in dt. Quindi noi abbiamo n funzioni componenti e una sola variabile, quindi questi sono tutti di dritto, cioè c'è un'unica variabile rispetto alla quale derivare. Noi deriviamo rispetto a questa variabile e le derivate all'istante t le chiamiamo così. Quindi questo è un vettore, pure questo sta in R. Allora, questo però lo possiamo fare se phi è, diciamo, le componenti di phi sono almeno derivabili, quindi se sono C1 sicuramente lo possiamo fare. Invece se è solo C0 in generale non lo possiamo fare. Però prima di dire questo, andiamo a dire chi è il sostegno. Si chiama definizione, si dice sostegno
della curva phi, semplicemente phi di AB. Quindi l'immagine si chiama sostegno. Vedremo più avanti che sotto certe ipotesi una curva può essere identificata soltanto dal sostegno, ma non è questo il caso in generale, perché una curva è l'applicazione, sarebbe come confondere l'applicazione con l'immagine dell'applicazione. Questo non è corretto, anche perché noi possiamo avere curve assolutamente diverse che diciamo hanno lo stesso sostegno. Per esempio, io ogni giorno lavorativo che devo venire all'università percorro la strada che va da Formia a Cassino. Se descrivo x di t la posizione al tempo t, t è l'intervallo di tempo, a è l'ora di partenza, b è l'ora di arrivo, e io avrò che ogni giorno percorro sempre lo stesso sostegno. Quindi l'immagine della curva sarà sempre la stessa, perché sarà il tratto di strada che va da Formia a Cassino. In genere faccio sempre la stessa strada, a meno che un giorno non ci sia una deviazione. Però questo, diciamo, non vuol dire che, per esempio, ci metta sempre lo stesso tempo. Un giorno ci posso mettere 40 minuti, un giorno ce ne posso mettere 50. E poi posso passare per un determinato posto un po' prima, un po' dopo. Quindi è chiaro che non posso confondere la curva con il sostegno. Il sostegno è soltanto l'immagine. Ok? Oh. Poi, una cosa uno potrebbe dire: ogni giorno che io vado da Formia a Cassino, alla fine, dalla partenza all'arrivo, avrò percorso la stessa lunghezza. Anche qui non è così vero, perché per esempio, se a un certo punto io sto a mezza strada, mi ricordo che mi sono dimenticato qualcosa di importante e devo tornare indietro, allora non è vero più, ma perché ho chiaramente tornando indietro a lungo. Però se diciamo io non torno indietro, quindi percorro questo sostegno una sola volta, è ragionevole presupporre che non è che la lunghezza del percorso cambi, no? Quindi ogni giorno io, per andare da Formia a Cassino, percorro sempre 42 km, ad esempio. Ok? E vedremo come poi questo si collega. Allora, cominciamo a dire che cos'è una curva semplice. Allora, l'idea di una curva semplice è quella che io percorro il sostegno una sola volta. Diciamo che un modo per percorrere il sostegno una sola volta è che la curva, che l'applicazione sia iniettiva. Questo è un modo sicuro. Però non ci piace questa definizione, la vogliamo generalizzare un po'. Per quale motivo? Perché se io vado da Formia a Cassino, è chiaro, diciamo, semplice vorrà dire iniettivo. Se però, diciamo, ci sta un'altra situazione che vorrei contemplare, che è quella di un circuito chiuso. Allora, percorrere il circuito una sola volta significa tornare al punto di partenza. Ok? E questa situazione io la voglio contemplare, perché, vabbè, la funzione non sarà iniettiva, perché phi di A e phi di B coincideranno. Però sostanzialmente io il circuito ho percorso una sola volta. Non è che il fatto che soltanto nel punto di partenza e nel punto di arrivo l'immagine sia la stessa, che questo cambi qualche cosa. Allora, diciamo, come però intanto si può definizione? Phi
si dice semplice se solo se per definizione fi di t1 uguale fi di t2 se solo se t1 uguale a e t2 uguale b oppure t1 uguale b oppure t1 uguale b e t2 uguale a. Quindi una curva si dice semplice quando può essere non iniettiva solo sulle coppie di estremi. Ok. No, qualcuno potrebbe pensare, dice vabbè, ma basta dire che è iniettiva sulla parte interna di AB. Non è esattamente la stessa cosa, perché posso fare un esempio in cui qui c'è AB, qui c'è Φ, l'immagine sta in R2, allora se io ho una, allora questo è Φ di A e questo è Φ di B, allora vedete che la curva fa questa specie di cappio, ma Φ di B è uguale a Φ di T dove T è compreso strettamente da R. In questa situazione, se io dico che Φ deve essere iniettiva solo sulla parte interna, Φ è iniettiva sulla parte interna, perché se ci tocco A e B, sugli altri punti Φ è iniettiva. Ma per evitare questo tipo di situazione, io questo tipo di situazione la voglio evitare, perché non è la situazione che volevo descrivere prima, cioè quella di un circuito chiuso. Quindi devo essere più preciso. Se voglio essere più preciso, devo dire che quando Φ di T1 è uguale a Φ di T2, quando solo in questa situazione, cioè o T1 uguale ad A e T2 uguale a B, o T1 uguale a B e T2 uguale ad A. Perché contemplo entrambe le situazioni? Perché io che ne so se la curva, cioè io un percorso, lo posso percorrere in senso immerso. Per esempio, io la mattina vengo da Formia a Cassino e la sera vado da Cassino a Formia. Cioè, poco da fare. Chiaro? Allora, andiamo a vedere qualche esempio. Primo esempio di curva, è semplicemente, lo conosciamo da analisi 2, che in analisi 2 noi abbiamo fatto l'equazione parametrica della retta. Se io prendo due punti in Rn, e prendo tp più 1 meno tq per t appartenente a 0, 1. Allora, faccio il disegno in R2. Questo è P, questo è Q. Questo è Φ di T. Allora, punto numero 1. Chi è il sostegno? Se ci fate caso, quando t è uguale a 0 siamo nel punto Q, quando t è uguale a 1 siamo nel punto P, e è facile diciamo controllare, per esempio almeno in R2 è facilissimo controllare che diciamo questi punti stanno sulla retta congiungente PQ. Quindi in realtà, però siccome percorriamo questa retta soltanto per t tra 0 e 1, in realtà stiamo percorrendo soltanto il segmento che va da Q a P. Chiaro? Adesso, quindi questa è la, già lo sapevamo da analisi 2, l'equazione parametrica del segmento. E quello quindi è il sostegno. Oh, adesso chi è defi? Defi di t, se lo andate a calcolare, vedete che è esattamente p meno p. È un mezzo, costante.
la lunghezza del segmento P, diciamo questa qua, lunghezza di Q è uguale alla norma di P meno Q, la distanza dei due punti, no? Ma questo lo possiamo anche scrivere come l'integrale tra 0 e 1 della norma di P meno Q in dt. Questa è una costante, l'integrale tra 0 e 1 in dt è uguale, che potete far caso che non è altro che l'integrale tra 0 e 1 della norma di definiti in dt. È un caso? Non è un caso, voi fisica l'avete fatta, no? Questo qua, il vettore tangente, non è altro che il vettore velocità. Questa è la velocità scalare e l'integrale della velocità scalare vi dà lo spazio che corsa. Poi questo lo dimostriamo, cioè noi definiremo la lunghezza come l'integrale tra A e B e poi vedremo, faremo un teorema che questa lunghezza ha un significato geometrico ben preciso. Ok, andiamo a vedere un altro esempio di curva. Prima di vedere un altro esempio di curva, andiamo a dire, ma guarda, io perché non prendiamo phi di t uguale t quadro p più 1 meno t quadro q, sempre per t appartenente a 0, 1. Allora, chi è il sostegno di quest'altra, che chiamiamola psi, così siccome siamo all'interno dello stesso esempio chiamiamola con un altro nome, chi è il sostegno di questa curva? Lo stesso di prima, non è cambiato nulla, perché guardate che è cambiato semplicemente a livello di sostegno, non è cambiato nulla, è cambiato però, per esempio, quando io qua ho t uguale 1/2, sto nel punto medio, passo per il punto medio. E qua quando ci passo? Non quando t è uguale a 1/2, ma quando t è uguale a 1 su radice 2. Qua viene 1/2 e qua pure viene 1/2. Cioè la cosa importante è che questi due numeri sommano a 1, per dire che il sostegno è lo stesso. Questa è una questo punto qua è una combinazione convessa di P e Q, che è cioè il segmento che congiunge P e Q. Quindi il sostegno è esattamente lo stesso. Quando T è uguale a 0 sto ancora in Q, quando T è uguale a 1 sto di nuovo in P. E percorro questo sostegno da Q verso P, nel senso che se la T cresce sto andando da Q verso P. L'immagine si sta spostando da Q. Mi aspetto che chi è, allora andiamo a vedere chi è d psi di t. D psi di t, se lo andate a calcolare, non è altro che 2t volte p meno p. Io praticamente ho preso questo e l'ho derivato rispetto a t come se, però diciamo in realtà lo dovrei fare componente per componente, vedo che viene 2t p con 1 meno q con 1, però insomma poi capisco in fretta come si fa. Adesso chi è la norma di d psi di t? Questo è uguale a 2t, t è positivo non negativo, è uguale a 2t per la norma di t meno q. E adesso se voglio integrare tra 0 e 1 d psi di t in dt, chi mi viene? Mi viene norma di p meno q, una costante che posso portare fuori, mi viene integrare tra 0 e 1 di 2t in dt, e quindi mi viene
di nuovo la norma di P-Q. Che è una cosa che mi aspetto, perché semplicemente questo mi dice che io ho percorso questo sostegno con delle velocità diverse. All'inizio la velocità è più bassa, vedete la velocità scalare, insomma la norma del vettore tangente è piccola, perché è moltiplicata per 2t, t vicino a 0 è piccola, e alla fine è il doppio di quello, ok? Però io non mi aspetto che un percorso, se lo percorro una volta sola, cambi di lunghezza solo se, diciamo, io percorro la curva, percorro il sostegno in maniera diversa, ok? E va bene, quindi questo esempio già ci chiarisce qualcosina. Andiamo a vedere un altro. Dove sta? Andiamo a vedere un altro. Il sostegno questa volta? Questa volta il sostegno ha, prima una cosa che ho dimenticato di dire è che quando io facevo il vettore tangente, era diretto esattamente lungo il segmento. Era diretto lungo il segmento, andava da Q verso P, perché era P meno Q. E se io lo applico nel punto Φ di T, ottengo un vettore fatto così. In entrambi i casi, l'unica differenza è che, mentre nel primo caso la lunghezza di questo vettore era costante, cioè la velocità scalare era costante, nel secondo caso all'inizio questo vettore era nullo, dopo un poco era piccolo piccolo, e qua invece era più lungo, era il doppio di, ma la direzione era quella, chiaro? Quindi questo ci fa capire che in qualche modo e sotto certe ipotesi la direzione del vettore tangente è intrinseca, non dipende dalla curva ma soltanto da dove sto sul sostegno. Adesso lo vediamo meglio con l'esempio 2. Allora, questa è la curva Φ di T, qui ho X e Y, questo sarebbe X di T e questo sarebbe Y di T. Come al solito qua dovrei mettere trasposto, nel senso che, diciamo, i vettori per noi sono verticali. Allora, come si fa a capire qual è il sostegno? Beh, non è difficile, perché se io prendo x di t e faccio x quadro di t più y quadro di t, questo fa 1, perché coseno quadro più seno quadro fa sempre 1. Ma chi sono i punti del piano che hanno x quadro più y quadro uguale a 1? Sono i punti, vabbè, il disegno non è venuto perfetto, della circonferenza di centro origine di raggio 1. Uno dice, vabbè, io così hai dimostrato
che un punto dell'immagine appartiene alla circonferenza, puoi dimostrare anche il contrario. E certo, perché se io prendo un punto qui e chiamo T l'angolo in radianti, coseno di T, seno di T sono proprio le coordinate di questo punto, quindi l'immagine è tutta la circonferenza di centro origine di ragione. Non solo, ma se T è uguale a 0, io parto dal punto 1, 0, sto percorrendo questa circonferenza in, vedremo poi quando parleremo diverso, inverso antiorario, e dove arrivo? Quando T è uguale a 2π greco arrivo di nuovo nel punto 1, 0. Allora, chi è dφ? Dφ di T è chiaramente uguale a meno seno di T coseno di T. Allora, se io lo vado ad applicare nel punto φ, cosa trovo? Trovo esattamente questo teorema di lunghezza unitaria. In questo caso c'è la lunghezza unitaria, si vede da qua. La norma di definizione. Allora, se andate a calcolare, per esempio, in pi greco quarti, chi è? Meno radical 2 mezzi, radical 2 mezzi. Quindi vedete, meno più. E quindi vedete che funziona. Più o meno la stessa pi greco quarti. Per sfizio andiamo a fare l'integrale tra 0 e 2π greco della norma di dφ di t. Siccome la norma di dφ di t faceva 1, questo non è altro che 1 per 2π greco fa 2π greco. Quindi anche in questo caso effettivamente ho ottenuto quello che so essere la lunghezza della circonferenza. Va bene. E allora, proviamo anche qui a cambiare un po' la situazione. Prima di tutto, un modo di cambiare la situazione potrebbe essere quello di mettere qui 4π greco. In questo caso la mia lunghezza cambia, cioè non l'abbiamo ancora chiamata lunghezza, questo integrale cambia e fa 4π greco, non fa più 2π greco, però il sostegno è lo stesso di prima. Tuttavia c'è una particolarità: questa curva non è più semplice, cioè mentre prima avevo percorso un circuito chiuso una volta, stavolta che cosa ho fatto? Ho percorso sempre questo circuito, ma due volte. Che quando arrivo a 2π greco sto qua, da 2π greco a 4π greco faccio un altro giro. Allora è chiaro che se tu in vista fai due giri, percorri il doppio. Ora, c'è però un altro modo di modificare la situazione. Andiamo a fare per esempio coseno di t quadro seno di t quadro, t compreso tra 0 e la radice di 2π. Allora anche qui cambia dφ di t, cambia la norma, x quadro più y quadro non cambia, fa sempre 1. Quindi da questo si deduce che l'immagine è la stessa. Poi quando t è compreso tra 0 e radice di 2π greco, t quadro è compreso tra 0 e 2π greco, quindi effettivamente ho fatto un solo giro. Allora, come è fatto stavolta φ di t? Questo è meno 2t seno di t, e questo è più 2t coseno. Quindi stavolta la norma di dφ
uguale a è uguale, allora io devo fare la radice quadrata di 4 di 4 più per sen quadro di t più cosen quadro di t, e questo fa 2t, t è positivo, quindi non c'è bisogno di... Quindi cosa devo fare stavolta? Se voglio fare l'integrale tra 0 e radice di 2π greco del df di t, in questo caso mi viene l'integrale tra 0 e 2π greco di 2t dt radice di 2π greco. Ma se io adesso faccio la sostituzione y uguale t quadro, abbiamo dy uguale 2t dt, quindi questo è esattamente uguale all'integrale tra 0 e 2π greco di y, che fa di 1 di y. Quindi come vedete, quando vado a provare a cambiare un attimo la legge oraria, però percorrendo sempre lo stesso sostegno in maniera che la curva sia semplice, vedremo, non basterà che sia semplice, deve essere anche regolare a tratti, cioè almeno è sufficiente che sia regolare a tratti, ma questo non lo abbiamo ancora definito, la lunghezza percorsa non cambia. Oh, per noi la lunghezza percorsa, la lunghezza di una curva φ, questa è una definizione che riguarda le curve C1 per adesso. Poi vedremo come estendere questa definizione se la curva è soltanto C0, che è per definizione è l'integrale tra A e B della norma di definizione. Cioè, questa definizione ormai siamo sicuri che è ragionevole, perché in... vabbè, io ho fatto solo 3 esempi, però se ne avessi fatti anche 20 o 30 avrei visto che coincide con quella che conosciamo geometricamente, ok? Coincide con quello che sapete dalla fisica, perché è l'integrale della velocità scalare rispetto al tempo, e quindi è una definizione ragionevole. Poi la definizione deve essere giustificata fino a un certo punto. Ok, va bene, allora adesso cosa vogliamo fare? Vogliamo dare un altro esempio per mettere in luce un primo problema che possiamo, un secondo problema, un primo problema già ce l'avevamo sulla definizione di curva semplice, no? Curva semplice noi è una curva che va da due punti, tra due punti diversi nel sostegno, in quel caso si chiama aperta, una curva si dice aperta, fi aperta, se fi di A è diverso da fi di B. Si dice chiusa, ovviamente, se fi di A è uguale a fi di B. Questo non c'entra niente con l'apertura e la chiusura topologica, questo c'entra con il fatto che questo, immaginate come fosse un laccetto, se il laccetto è aperto oppure un cappio. Va bene? Adesso andiamo a vedere un altro esempio. Allora, adesso andiamo a vedere t uguale t, valore assoluto di t, t appartenente a meno 1. Allora, chi è df di t? Innanzitutto df di t per t è diverso da 0, perché definiti è uguale a
se T è positivo. Chi è il sostegno? Allora, vedete che questa curva intanto non è C1, è C0 però. È continua perché le sue componenti sono continue. Chi è il sostegno di questa curva? Allora, quando parto da meno 1, il punto del sostegno corrispondente è meno 1, 1. All'inizio la curva è T meno T. T meno T vuol dire che Y è uguale a meno X, quindi mi sto muovendo sulla retta Y uguale a meno X, fino a 0. In 0 il punto del sostegno corrispondente è 0, 0. Da 0 fino a 1 la curva è TT, quindi diventa Y uguale a X, e quindi sto andando, questo è il punto meno 1, 1. Quindi mi fa, mi percorre il sostegno del grafico della funzione valore assoluto, compreso per la X, compreso la meno 1. Ok? Va bene, allora uno come dice, vabbè, questa non è C1, non è C1, però qua si può sviluppare la cosa in due, ci sono due possibili osservazioni da poter fare. Un'osservazione è che se io voglio calcolare la lunghezza, lo posso sempre fare come prima, basta semplicemente che divido l'intervallo di tempo in due pezzi, da meno 1 a 0 e da 0 a 1. Per quale motivo? Su questi due pezzi la mia curva è C1, cioè T meno T è C1 e poi TT è C1, solo che la prima è C1 da meno 1 fino a 0, percorre questo pezzo qua. La seconda percorre questo pezzo qua, in questo caso diremo che la curva è C1 a tratti, cioè la mia curva è la, si dice, giusta posizione Fi1 di T fa T meno T con T appartenente a meno 1, 0. Fi2 di T uguale T, T con T appartenente a 0. Allora, cosa significa questo simbolo? Allora, qui ci avete A1 B1 e A2 B2. Cosa significa questo simbolo? Questo simbolo significa che Fi di B1, Fi1 di B1 uguale Fi2 di A2, cioè dove è finito il primo inizia il secondo. Volendo possiamo fare anche in modo, in questo caso è già così, che B1 sia anche uguale ad A2. Perché cosa possiamo fare? Se non fosse, possiamo semplicemente fare una traslazione dei tempi. Questo è un altro, diciamo, invece di fare, quando io ho Fi di T, se io voglio cambiare, allora Fi di T per T compreso tra A e B, se vado a definire psi di t uguale fi di t più t0, però t lo faccio variare tra a meno t0 e b meno t0, è chiaro che queste due curve hanno lo stesso sostegno. Qui semplicemente le sto percorrendo praticamente. Quando vado a fare il versore tangente è lo stesso, però a patto che sia valutato uno in t, un altro in t, meno t0. E in t più t0. Quindi sto semplicemente cambiando, ho fatto uno shift nel dominio in maniera tale da cambiare l'intervallo temporale, se lo vogliamo vedere comunque. Comunque curva C1 a tratti che significa? Che io percorro il mio sostegno con dei, divido il mio sostegno in pezzetti, ogni pezzetto lo percorro con una curva di classe C1 dove finisco
la prima curva, inizia la seconda, dove finisce la seconda inizia la terza. Allora, chiaramente qua potremmo avere più di due pezzetti. Eventualmente, insomma, il concetto è chiaro, poi dopo eventualmente diamo una definizione formale. Qui però c'è da fare un'altra osservazione. Questa curva non è C1. Secondo voi ce la faccio a percorrerla con una curva di classe C1? Sì o no? A guardare di primo acchito uno direbbe no. Perché no? Qual è il problema? Di classe C1, non C1 a tratti, cioè io voglio che la funzione, che le componenti siano C1 su tutto AB. Ma se è C1 su tutto AB, uno direbbe devo passare il sostegno, c'ha un punto, come lo chiamiamo questo qua nel grafo? Punto angoloso. Quindi il sostegno deve passare un punto angoloso. Noi abbiamo visto che quando facevo il versore tangente era effettivamente tangente al, per esempio in questo caso, se è un grafico deve essere tangente al grafico, e questo grafico qui la tangente non ce l'ha, però se ragioniamo più attentamente la situazione non è impossibile, e faccio vedere qui. Andiamo a fare quest'altra curva qui. Allora, io ci metto, per esempio, t cubo e poi ci metto radice di t alla 6, che praticamente sarebbe quello assoluto di t cubo. Allora, quindi, cosa mi viene? Viene 3t quadro per il segno di t. Attenzione che questa qua in 0 ce l'ha la derivata, questa vale per tutto t appartenente a meno 1. In 0 la funzione valore assoluto di t cubo fa così. Allora, questo è t cubo. Se questo faccio il valore assoluto, è vero che la devo ribaltare sopra, però se fate la derivata allora qua la derivata di t cubo c'era 3t quadro e faceva 0. Quando questa la ribaltate, la derivata sinistra diventa meno quella di prima, ma meno 0 è sempre 0. Quindi o derivata destra, derivata sinistra sempre 0, che vuol dire che la derivata ci sta pure in 0. Questa derivata in 0 quanto fa? T quadro fa 0, segno di T fa 0. Questa formula va bene anche in 0. Quindi la derivata è qui, diciamo il vettore tangente è quello lì. E questa è di classe C1, quindi. È C1 e percorre esattamente lo stesso sostegno, perché se voi fate se t è minore di 0, cioè avete 3t quadro meno 3t quadro, che è un punto di questo sostegno. Scusate, cioè avete t cubo, valore assoluto di t cubo, che è un punto di questo sostegno. Quando t è tra 0 e 1 avete t cubo tra 0 e 1, che è un punto di quell'altro sostegno. Quindi percorre esattamente lo stesso sostegno. Allora, come la mettiamo col fatto che il vettore tangente deve essere tangente? Qua, diciamo, è nullo. Quindi, mettiamola così,
Normalmente tu hai un vettore tangente, per esempio in R2, un vettore normale. O se questo è ortogonale a questo, se è nulla è ortogonale a quello che ti pare. Quindi anche se questo qui ha due vettori normali, il vettore nullo è ortogonale a tutti e due. Quindi mettiamola così. Non è una... Insomma, funziona, questo è C1. In più, questo discorso ha un'interpretazione fisica ben precisa. Il discorso è: io voglio percorrere una strada con una curva a gomito. Allora, se tu percorri la strada con la curva a gomito e non azzeri la velocità quando fai, te ne vai per la tangente. Cioè, come fai a istantaneamente cambiare la direzione? Non puoi. Ma se quando arrivi qua la tua velocità è diventata nulla, anche se solo per un istante, tu in quell'istante sei libero di cambiare direzione e ripartire dall'altra parte. Nella realtà dei casi, cosa succede? Succede che il percorso che tu hai stradale ha una curva magari a gomito, si dice a gomito ma non è un punto angoloso, è curvatura molto accentuata. Allora tu la devi rallentare, perché sennò veramente vai fuori strada, ok? E più la curvatura è accentuata, più devi rallentare. Rallenti, giri la macchina e te ne riparti. Chiaro? Quindi si possono passare, diciamo, la morale di tutto questo è che si possono passare i punti angolosi con curve di classe C. È possibile. Naturalmente bisogna che lì, quando andiamo a passare il punto angoloso, il vettore tangente sia nullo. Più che vettore tangente, poi in generale è utile parlare di versore tangente, che è definiti sulla sua norma. Quindi diciamo che qui, in questo punto, allora vedremo che il versore tangente, si può già immaginare, non dipende da come la percorro la curva, ma dipende soltanto da dove sto sul percorso. E qua però il problema è che il versore tangente qua non c'è. E questo infatti è giusto, perché diciamo, se ci fosse dovrebbero essere due. Chiaro? E quindi noi cosa possiamo fare per, se vogliamo evitare una situazione del genere? Perché potremmo avere altre situazioni più complicate dove il versore tangente non ci sta, o dove la curva ha, per esempio, se il versore tangente non c'è, vuol dire che in quell'istante la mia velocità è nulla. Cioè io sono partito da Formia, sto venendo a Cassino, a un certo punto ho fermato la macchina, sono sceso, sono entrato al negozio, alla farmacia, quello che è, ok? Allora, questa situazione io potrei volerla evitare, non tanto evitare questa situazione in cui mi fermo per un istante, però vorrei evitare di considerare, perché se io mi fermo là posso stare fermo un tempo, diciamo, indefinito, quindi non mi piace tanto questa cosa. Lo posso evitare. Come posso evitare? Andando a definire quella che è una curva regolare. Allora, un'altra definizione, phi, diciamo phi è la solita curva da A a B a valori in Rn, si dice regolare se e solo se per definizione. Allora, primo punto, phi è C1 di AB, e secondo punto abbiamo che definiti è maggiore di 0 per ogni t appartenente ad AB. Quindi in questo caso noi siamo sicuri che non ci siamo mai fermati. Non solo, siccome
questa qua è una funzione continua e l'intervallo è compatto, è chiuso, quindi è compatto, abbiamo che per Weiss c'è un minimo. Questo minimo viene realizzato da qualche parte, sicuramente positivo, quindi c'è una velocità minima. Ok, non scendiamo mai al di sotto di una certa velocità. Come facciamo per recuperare questo tipo di situazione? Basta considerare curve regolari a tratti. Questa curva qua, quella di prima, era regolare a tratti. Era C1 sul primo tratto, C1 sul secondo tratto, il modulo di la norma di defi di T era radical 2 in entrambi i casi, quella di prima, non questa. Oh, quindi adesso per riassumere un attimo, poi facciamo una piccola pausa, quindi abbiamo introdotto le curve. Queste curve hanno un analogo in fisica che è la legge oraria di un punto. Naturalmente questo analogo funziona fin quando il sostegno sta in R2 e in R3, e funziona meno se n è maggiore di 3. Però dal punto di vista analitico, a me mettere n uguale a 2, 3, 4 o 200 non fa nessuna differenza. Abbiamo definito il vettore tangente, poi il versore tangente, il vettore velocità, insomma, come lo volete chiamare, lo jacobiano di phi, che è il vettore delle derivate delle componenti di phi. Poi abbiamo definito il sostegno, abbiamo definito quando una curva è aperta o chiusa, quando è semplice. Semplice significa se attaccano solo f di A e f di B, eventualmente, o è aperta oppure è chiusa, ma si attaccano solo f di A e f di B e non è iniettiva tra nessun'altra coppia di punti. E poi abbiamo definito la lunghezza della curva per adesso come l'integrale del, almeno per le curve di classe C1, come l'integrale della norma di defi di T in dt. Vabbè, 5 minuti di pausa.